Salve, bentornati in un altro unboxing. Questo è molto importante, ne abbiamo già parlato, l'ho già annunciato in un altro video. Oggi è venerdì 30 aprile 2021 e oggi è uscito, cioè sono usciti più prodotti, ma oggi sono usciti dei prodotti Apple, in particolare che ho ordinato e che ho qua. Chi ha seguito i video, comunque chi segue l'ambiente, sa di cosa sto parlando. No, non ho comprato l'iPhone viola, l'iPhone 12 viola. Quindi ho comprato qualcos'altro, cioè l'unica altra cosa che usciva oggi. Quindi adesso li vediamo subito. Questo sarà solo un video unboxing e settaggio. Ci sarà poi un video di test a parte, perché oggi non ho la gente con cui voglio provarlo, perché ho necessità di almeno un'altra persona che non abbia i miei dispositivi per provare questa roba che è qua. Direi che possiamo lasciare un attimo questo da parte, andiamo subito qua, unboxiamo. Tra l'altro ci avvisano qua che c'è materiale con delle batterie a litio. Allora, se apriamo subito qua, eccolo qua, ovviamente al contrario, abbiamo AirTag pack da 4. Allora, andiamo subito ad aprire. Sotto questo pack da 4, che adesso guardiamo subito, abbiamo l'AirTag Leather Key, che però non è mio. Come ho detto nel video, ho ordinato questi prodotti con dei miei amici. Questo è di un mio amico, perché non me la sentivo di spendere 39 euro per un prodotto che deve proteggere un prodotto che ne costa 35. E abbiamo quello della Belkin, il ring, che è quello che ho acquistato per me. Quindi abbiamo questi prodotti qua e poi abbiamo ancora questa scatolotta qua, che è semplicemente un altro porta AirTag. Un altro porta AirTag, perché semplicemente uno di questi miei amici qua che ha fatto l'ordine con me si è svegliato dopo che ho confermato l'ordine per dire: effettivamente dell'AirTag senza niente mi faccio poco, perché non saprei dove metterlo, cosa metterci. Quindi abbiamo la stessa cosa di questo qua, ma con lo strap anziché con l'anellino. Niente di più e niente di meno. Quindi noi abbiamo questi prodottini qua, che direi che questi due qua li togliamo, perché non essendo me non posso permettermi di unboxarli, cioè non voglio, anche se magari a loro non frega niente, non voglio farlo. Quindi io direi che subito apriamo prima di tutto il ring di Belkin, che arriva già aperto. Devo dire che mi sembra una plastica abbastanza solida, e ovviamente ci danno un anello, l'anello per il portachiavi. Il resto è vuoto, c'è il tutorial per svitare e avvitare in caso volessimo rimuovere o inserire il nostro AirTag. Quindi semplicemente si svita, c'è il clack, si sente proprio il clack quando lo si chiude, e penso e spero che non sia facile da aprire, perché sennò sarebbe troppo facile perdere il tag. Infatti già adesso non riesco ad aprirlo. Evviva, non riesco più ad aprirlo. Perfetto, questo tag, questo coso qua rimarrà così, non potrò mai metterci l'AirTag dentro. Niente di che, dopo vedremo se riusciamo ad aprirlo. Qui abbiamo la confezioncina, mi accingo ad aprire. Quindi questo è il pack da 4, contiene 4 AirTag, di cui 3 sono personalizzati. Io ne terrò 2 e i due miei sono personalizzati. Allora, tiriamo fuori tutto quello che è all'interno di questa confezione. Abbiamo qui dentro, oltre ovviamente gli AirTag, abbiamo solo manualistica, niente sticker Apple, niente di che. E abbiamo qua l'apertura così. Ecco qua, si apre così a libro. Abbiamo i nostri 4 AirTag, che ci spiega di avere il Bluetooth attivo e di, per la configurazione, di avere lo smartphone vicino. Io comunque ho il mio iPhone 12 qua. Allora, adesso 2 sono miei, spero di andare in ordine. Sono numerati? No, non sono numerati, quindi ne prendo uno e spero che sia mio. Ok, subito quello che non è mio. Perfetto. Quindi lo rimettiamo qua. L'altro che non è mio va bene.
Avevo il 50% di possibilità di trovarne uno mio. Non, no. Va bene. Allora ce l'abbiamo qua. Quindi questo qua è chiavi. Questo qua ci ho fatto mettere le mie iniziali. Queste le possiamo lasciare qua. Allora, ci ho fatto scrivere chiavi in inglese. Volevo scrivere in italiano, ma non ci sta perché la limitazione è 4 caratteri o 4 emoji o caratteri emoji. Comunque, non più di 4 segni, figure, lettere, numeri sopra. E quindi niente, per forza l'ho fatto così. Allora, iniziamo con quello che ho scritto chiavi. Hanno tutti una pellicola sua, a proteggerli, che oltre a proteggerli fa sì che l'AirTag non sia attivo. Infatti qua, nonostante io abbia tolto tutta la pellicola, c'è l'AirTag ancora attaccato, come potete vedere qua, è appeso. Perché al momento in cui tolgo la pellicola dall'interno dell'AirTag, l'AirTag si attiva. AirTag che poi va abbinato a un iPhone per essere configurato poi col nostro account. L'iPhone o comunque il prodotto deve montare iOS 14.5 o più recenti. Quindi mi raccomando, aggiornate se non l'avete fatto, e se avete prodotti che non vanno oltre, cioè che non riescono ad arrivare al 14.5, purtroppo non riuscirete a configurarlo con quel prodotto lì. Quindi io vado, dovremmo sentire un suono nel momento in cui io rimuovo la pellicola. Ok, abbiamo sentito il suono. Molto molto bello, devo dire. Batteria, cioè è dotato di batteria ovviamente perché deve comunque essere alimentato. Batteria che ahimè non è ricaricabile per il semplice fatto che piccolo così e essere reso waterproof non era fattibile col connettore, quindi non ha un connettore per essere alimentato. Piccolo così non c'era la possibilità di mettergli un caricatore wireless, quindi di conseguenza c'è una batteria classica da orologio, almeno io la chiamo così, da orologio da polso, che è dichiarata che dovrebbe durare almeno un anno circa. Quindi direi che possiamo stare tranquilli. Comunque ci arriverà una notifica se noi ce l'abbiamo attiva dall'app dove sul nostro iPhone, quando sarà il momento di andare a sostituire la batteria interna, che è molto facile, basta prendere il nostro iTrack, andare dalla parte cromata, schiacciare e roteare, lui uscirà poi fuori e troveremo la batteria. Quando poi sarà da reinserirla, semplicemente basta fare il processo inverso. Mi raccomando, fate ben pressione quando andate a richiuderlo perché bisogna far aderire bene la guaina, essendo che è impermeabile, va coperto per bene. Detto questo, se noi sblocchiamo il nostro iPhone, ce l'abbiamo qua, e teoricamente gli andiamo a mettere l'AirTag a fianco, subito lui rileverà AirTag, connettiti. Qua mi dice bicicletta, borsa, chiavi, cuffie, fotocamera, giacca, ombrello, portafoglio, valigia, zaino o nome personalizzato. Quindi ci dà già dei suggerimenti su come potremmo utilizzare il nostro AirTag, in questo caso chiavi. Fa vedere il mio account Apple, quindi la mia mail e il mio numero di telefono associati all'account Apple, che giustamente ci permetterà di registrarlo dove e quindi poi successivamente essere anche rintracciato da un altro nostro dispositivo collegato al nostro ID Apple nel network di dov'è il network Apple. Quindi in caso noi smarrissimo anche l'iPhone, potremmo comunque rintracciare l'AirTag tramite un altro prodotto già collegato col nostro account. Comunque diciamo continua, sta configurando l'AirTag, chiavi di Joseph in questo caso, come sempre Apple dà il nome che vogliamo, poi di il nostro nome. Ok, adesso ho fatto il suono, adesso mi dice che ce l'ho io. Mi dice quali cose possiamo fare, quindi indicazioni in mappe, individuazione esatta e fai suonare. Queste sono le feature che si potranno usare su tutti i prodotti compatibili, tranne l'individuazione esatta. L'individuazione esatta è una cosa che vedremo poi nel video di test vero e proprio, che si può fare esclusivamente sugli smartphone della fascia iPhone 11, quindi 11 Pro e 11 normale, ovviamente anche il Max, e il 12 perché hanno un chip loro interno dedicato a questa cosa qua, e quindi con quelli vecchi purtroppo, quindi già dall'iPhone XS ai più vecchi, non abbiamo più
la funzione dell'individuazione esatta, ma le altre rimangono, quindi la possibilità di farlo suonare, l'individuazione sulla mappa e il resto. Quindi ora facciamo, visualizza sull'app dov'è. Allora, va a dirmi che è qua dove sono io, ovvero a casa mia. Allora, possiamo ovviamente farlo suonare. Che tra l'altro devo dire che si sente bene, per essere piccolo così si sente che è vicino, quindi anche fosse in uno zaino o comunque in una stanza riusciamo a sentirlo. Notifiche, in caso non smariamo si può attivare la notifica e ci manda la notifica quando qualcuno lo trova. Nel video del test parlerò bene del fatto di quando lo perdiamo cosa succede, come funziona, e anche fatti della modalità smarrito. Adesso la vedremo un attimo, poi non più, cioè poi la vedremo bene nel prossimo video. Comunque adesso mi dice che la batteria è al massimo, mi dice che ce l'ho io, mi dice come si chiama, trova nelle vicinanze. Adesso non avrebbe senso perché mi dice è qua. Se noi abilitiamo la modalità smarrito, mi dice che ci sarà una notifica quando qualcuno lo trova, quindi quando l'AirTag va a collegarsi in modo anonimo, quindi nessuno potrà sapere i nostri dati e noi non potremo sapere i dati di nessuno. Ha un altro prodotto del network di Apple per la funzione dov'è, e quindi essendo che questo prodottino qua non è dotato di GPS, una volta che va a sincronizzarsi con il GPS di un altro prodotto Apple, anche non nostro, va a mandarci una notifica dicendo che qualcuno l'ha trovato, ma ovviamente non ci dà la posizione. A meno che non sia in un luogo pubblico. Poi questa persona qua riceverà una notifica dicendo: guarda, hai trovato un AirTag smarrito, puoi vedere i dati, puoi contattare il proprietario e bla bla bla. Ovviamente c'è il blocco dell'abbinamento, che questo oggetto qua non potrà essere sbloccato da altra gente o essere cancellato, e ovviamente si potrà lasciare un numero di telefono e un messaggio che quando qualcuno arriverà a contatto con l'AirTag vedrà: ciao, hai trovato l'AirTag di Geppe, questo è il numero per contattarmi, chiamami e ci incontreremo per farmelo restituire, o ti offrirò una ricompensa in caso di restituzione, mettiamolo così. In questo caso possiamo mettere un numero di telefono, va bene, non gli piace questo numero qua, quindi 33 14 12 così, va bene. E poi ovviamente mi dirà in questo caso da chiavi, possiamo mettere un messaggio: smarrito questo oggetto, aiutami per favore. Noi lo attiviamo. In questo caso monete smarrito abilitata ora, non puoi modificare questo messaggio per questo oggetto smarrito, va bene. In questo caso quindi questo adesso risulta smarrito, e in caso anche qualcuno lo trovi ma non sia nel network di Apple, perché è magari possessore di uno smartphone Android, noi potremmo benissimo, cioè noi nel senso possessore di uno smartphone Android, con ovviamente bisogna avere l'NFC attivato, non sono un esperto di Android, quindi mi ricordo che è l'NFC attivo. Se tale persona prenderà e andrà a collegarsi con l'NFC, lo troverà, verrà fuori. Informazioni su questo AirTag: ho smarrito questo oggetto, per favore chiamami, e il numero inserito. Quindi noi potremmo di conseguenza avere un'informazione dataci dal proprietario dell'AirTag che ci permetterà di restituirlo, se ovviamente siamo persone oneste e facciamo la cosa giusta. Di conseguenza poi questa persona qua ce lo restituisce, noi possiamo poi andare a disattivare la modalità smarrito, perché questa persona qua è una persona tanto brava e gentile, ci ha restituito l'AirTag e quindi noi possiamo ricominciare ad usarlo normalmente. Ovviamente si basa tutto, cioè tutto nel massimo rispetto della privacy, sia per noi che per gli altri utenti, sia che usano Android sia che usano iOS ovviamente, però è un modo in cui Apple rinforza il suo ecosistema dando una maggior sicurezza all'utente, dando un effettivo supporto all'utente per queste cose qua. Ovviamente sta poi a noi ovviamente non perdere il tracker, ovviamente sta a noi evitare di farci rubare la roba, ovviamente va usato, cioè essendo comunque un prodotto particolare va usato nel modo più corretto, quindi non considerate il fatto che sia un metodo di stalking, perché non lo è. E adesso sto cercando di riaprire, sto
cercando di capire come riaprire il coso, che c'era le istruzioni, però mi fa, cioè mi fa semplicemente gira e richiudi, però cioè gira e apri, gira e richiudi, mi sa che mi stanno un po' scammando qua. Quindi noi di conseguenza abbiamo la nostra mappa per rilevare i nostri prodotti, possiamo dargli un nome, possiamo dargli un emoji, nome personalizzato, possiamo comunque metterlo dove vogliamo, abbiamo la sicurezza comunque di almeno un anno, no? Dico un anno, anche fosse un po' di meno, secondo me ci sta, perché alla fine con pochi euro, pochi centesimi possiamo prendergli una batteria di ricarica. È vero, non è super eco-friendly perché bisogna usare le batterie e non si può ricaricare, ma giustamente con prodotti di queste piccole dimensioni si fa così e non si può fare in altro modo. Ovviamente potessimo, no, cioè potessero, magari lo introdurranno magari in un modello nuovo. Ovviamente la cosa bella, che ne parleremo poi anche bene, di tutto l'ecosistema del Dove, che è stata un'app che è stata molto ben curata da Apple, sia per gli AirTag che per un iPad, un Mac o qualcos'altro. Infatti adesso andiamo a vedere, che comunque io l'ho associato a questo iPhone qua, ma se io vado, prendo il mio iPad Pro, il mio iPad Pro 2020 che sta per diventare vecchio, cioè da oggi è diventato vecchio. Ok, e andiamo a mettere l'app, dov'è? Ok, andiamo a prendere l'app, dov'è? Vabbè, adesso mi dà l'introduzione. Abbiamo, ovviamente andiamo sui miei dispositivi, andiamo sui miei oggetti. Qua possiamo vedere il mio AirTag, anche da qui, nonostante sia associato all'iPhone, perché ovviamente fa parte del circuito. Poi ovviamente per noi si suppone che l'app dov'è di ognuno di noi venga vista esclusivamente da noi, quindi la privacy, cioè per noi è piena di libertà di dati, perché possiamo sapere ogni nostro dispositivo, ovviamente se dotato di una rete 3G, 4G, 5G o GPS, possiamo sapere in tempo reale o con un piccolo aggiornamento dove si trova. Se in questo caso con il tracker c'ha il loro network, che proveremo con un mio amico che ha l'iPhone ma non ha il mio stesso account, quindi faremo sì che lui se lo porti magari via lontano da me, io sia troppo lontano per rilevarlo col Bluetooth, e questa persona qua tramite il network mi farà sapere dov'è il mio AirTag, ma io non saprò che è lui. Ovviamente più si è in un posto grande come magari una città, Milano, Roma, Torino, New York, è molto più facile, perché c'hai molte più possibilità che tra le persone che girano, passeggiano, magari non in questo periodo di Covid, ma comunque in generale, girano, passeggiano, vadano a lavorare, abbiano un iPhone, un iPad, un Apple Watch, qualcosa con la possibilità di condividerti queste informazioni perché è collegata a una rete, a una qualche tipo di rete wireless, ovviamente ci verrà segnalato e ci permetterà di ritrovare questi oggetti, perché in caso non di furto ma di smarrimento, magari nessuno sa che il nostro mazzo di chiavi, il nostro portafoglio è sotto una panchina o ci è caduto per strada e nessuno se ne accorge, ma noi potremmo ritrovarlo. Ovviamente avremo sempre l'ultimo aggiornamento nel momento in cui l'AirTag si scollega dal Bluetooth, e quindi avremo comunque l'ultimo aggiornamento fatto prima di un eventuale aggiornamento tramite da parte nostra o da parte di un qualsiasi altro utente. Devo dire che questi prodotti qua mi interessano molto, sono curiosi, sono ben studiati, sono anche secondo me belli esteticamente, bella l'opzione di essere personalizzati. Ho visto che su Amazon è già pieno di accessori di terze parti per portarceli in giro in un modo o nell'altro. Secondo me vale la pena farci un pensierino. I prezzi sono 35 euro per l'AirTag singolo, 119 per il pack da 4. Gli accessori vari sono i due Belkin qua, sono venduti anche sul sito di Apple, sono a 13,95 l'uno e sono pressoché identici come struttura, solo che uno lo strap, uno l'anello. Questo, il ring in pelle, viene in diversi colori e va a essere prezzato con il prezzo di 39 euro. Ci sono poi i tag a modi di nastrino ufficiali di Apple, 35 euro per quello in silicone, 45 per quello in pelle.
Poi abbiamo, vabbè, la collaborazione con Hermès, la collaborazione con Hermès che va, mi sembra abbia tre prodotti differenti con la bellezza di 250 euro per il più economico, mi sembra 3,49 e 4,99 in totale. Quindi io adesso per dire sono riuscito a rimettere l'AirTag a posto. Abbiamo l'AirTag qua, guarda, secondo me è bellino se non si volesse avere un prodotto di super classe, super raffinato, magari per attaccare una borsa, una valigia, roba del genere. Già solo una cosa del genere per attaccarlo alle chiavi, direi che per 13 euro va più che bene, mi sembra molto resistente. Non starò a prenderlo e lanciarlo contro un muro o per terra, non ci passerò sopra con la macchina, ma mi dà una buona sensazione. Poi in questo caso vedremo il davanti e il dietro che si sta graffiando soltanto mentre lo guardo, a più momenti in cui gli ho tolto la pellicola, però va bene. Aspettatevi prossima settimana un video dedicato agli AirTag nel modo più specifico di utilizzo. Io vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio alla fine, fatemi sapere cosa ne pensate degli AirTag, cosa ne pensate dell'ecosistema che sta generando Apple e che sta migliorando pian piano e del servizio network dov'è per rintracciare i dispositivi, che tra l'altro si sta espandendo con altri dispositivi tipo alcuni tipi di bici elettriche, altri tipi di tracker. Tracker come questo, ma non di Apple, cioè hanno aperto il loro network alle terze parti, ovviamente sempre supervisionato da loro e ovviamente sempre a tutelare la privacy di tutti noi utenti del mondo, ovviamente secondo le varie norme europee, statunitensi, asiatiche e così via. Io vi ringrazio per aver visto questo video, un mi piacino, un commentino, Giuseppe è tutto, ci vediamo in un prossimo video, grazie a tutti.